Riflettere sulla rivoluzione arancione del maggio scorso, fare un primo bilancio dopo 9 mesi di governo e dare uno sguardo ai rapporti tra la maggioranza ed il principale partito del centro-sinistra. Tutto ciò è avvenuto in occasione della presentazione del volume De Magistris o della Rivoluzione Napoletana, scritto dal giornalista dell'Unità Massimiliano Amato, una retrospettiva di 2 anni di politica ed amministrazione a Napoli ed un'analisi dei motivi della vittoria di un outsider. Alla Fondazione Valenzi l'incontro ha registrato la partecipazione del sindaco e del commissario del Partito Democratico Napoletano, Andrea Orlando, moderatore e il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. A maggio dell'anno scorso la città avvertiva forte l'esigenza di un cambiamento che fosse radicale, che fosse netto, che fosse di discontinuità totale rispetto al recente passato della politica e dell'amministrazione cittadina. De Magistris ha saputo, diciamo anche con grande fiuto politico, intercettare questo sentimento molto diffuso e ha riportato una vittoria sicuramente straordinaria, ma anche abbastanza spiegabile alla luce di quello che Napoli era diventata negli ultimi Fra i confronti con possibili precedenti storici e riferimenti nobili quanto la rivoluzione napoletana del 1799, non sono mancati passaggi forti, soprattutto sul presente, che coinvolgono il ruolo della città nella politica nazionale ed il rapporto con i partiti tradizionali. Ma il problema che abbiamo tutti di fronte è quello di ricostruire nel nostro paese le basi della democrazia, cioè gli strumenti attraverso i quali, in modo non occasionale, non improvvisato, si torna a selezionare la classe dirigente e la si lega ai progetti politici. Io credo che invece Napoli in questo momento può essere, diciamo, il riferimento di un progetto di riedificazione del paese. Non un feudo che tratta con l'imperatore, ma uno dei centri motori della ricostruzione della Terza Repubblica. Io credo di aver vinto anche sul progetto di città. Chiunque non solo aveva un progetto ben chiaro, ma noi abbiamo detto alla città che città vogliamo, quindi che città volevamo durante la campagna elettorale. Non bisogna mai scindere la credibilità delle persone che portano avanti un progetto con il progetto. Napoli può essere e sarà, secondo me, un laboratorio politico, come siamo convinti nella Giunta, siamo convinti di voler aprire questa pagina di democrazia partecipativa. Ma io sono anche aperto all'idea e siamo aperti all'idea che da Napoli si possa anche ricostruire un centrosinistra. Senza l'organizzazione non puoi fare nemmeno le rivoluzioni e non puoi governare a lungo un paese se non hai un momento di organizzazione.